Eccoli, che arrivano anche qui, la voce dei 5 Stelle, Paolo Ferrara, presidente del gruppo comunale Movimento 5 Stelle in Campidoglio, già tante volte nostro ospite. Buon pomeriggio. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera. Prima di andare a parlare di stadio, che era poi l'argomento principale che volevamo affrontare con il capogruppo dei 5 Stelle, la coinvolgo in un dibattito, perché qui mi dicono: a Paolo, parli delle strisce pedonali, ma non dici quelle che la situazione di Roma di qualche anno fa con Marino. È vero, no, che Roma le strisce pedonali non c'erano neanche con Marino, perché la verità è quella, non è che si può negare. Ma può essere una giustificazione guardare sempre al passato? Noi abbiamo affrontato la tragedia dell'incidente a Via Ambaradam, la ragazza morta, siamo lì con il nostro inviato, ovviamente non vogliamo speculare su una tragedia, sarà poi lì la magistratura a capire le responsabilità anche di chi guidava l'automobile che ha messo sotto questa ragazza, è stata poi 2 giorni in fin di vita, poi purtroppo è morta. No, ma se guardiamo alla città, no, ora prendiamo le strisce pedonali che sono una cosa semplice ma molto importante, ce la possiamo davvero cavare dicendo ma prima era peggio? Ma allora, diciamo che la situazione che abbiamo trovato era tragica, ma non ci possiamo nascondere dietro un dito, bisogna fare cose, stiamo cercando di farle in qualche modo. È certo che anche riguardo comunque alle modalità, come venivano dati certi appalti e come si interagiva in precedenza, hanno fatto sì che i primi mesi siano serviti per cercare di cambiare il sistema. Ovviamente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, questa amministrazione potrà dare un servizio più efficiente, su questo non c'è dubbio. Quindi questo è importante. Bisogna guardare avanti. Questo è importante. Dice: questi mesi sono serviti per rasettare la macchina, anche dal punto di vista della trasparenza e dell'efficienza. Per fare un esempio, noi abbiamo, mi scusi se la interrompo, ma questo è importante per far capire ai cittadini, noi abbiamo trovato una macchina senza volante, senza freni, senza cambio, senza ruote, se le erano rubate. Certo. Abbiamo dovuto rimettere le ruote, il cambio, i pedali e rimetterla in moto. Per cui diciamo che questo è stato il grande lavoro che questa giunta, questa amministrazione ha fatto a Roma. Dopodiché adesso bisogna cominciare a lavorare. Io credo che ci siano in questo momento tutti i presupposti e le condizioni per offrire a Roma nei prossimi anni, nei prossimi giorni, anche nei prossimi mesi, insomma, servizi adeguati proprio in funzione della diversità che in questo momento c'è, ovvero bandi pubblici, non ci sono più gare inviti, non ci sono più assegnazioni dirette, che sono state in qualche modo in questi anni il vero problema di Roma. Veniamo allo stadio, questa è una cosa molto importante, ammettere che c'è stato un anno di resettamento della città, anche perché si erano portati via tutto quasi, almeno secondo il punto di vista dei 5 Stelle, adesso si può cominciare a vedere qualche risultato del cambio di governo, poi ci torneremo nelle prossime settimane. Lo stadio, io ho sempre sostenuto che lo stadio è uno dei segnali di un cambio nel governo di Roma, perché io sono tra quelli che ha apprezzato il compromesso fatto dalla sindaca Raggi, dall'amministrazione, rispetto allo stadio della Roma. A che punto siamo? Ieri è arrivato il nuovo progetto, così come era stato definito nei mesi scorsi. È un progetto che corrisponde all'accordo che avete fatto, questa riduzione del 50% dei metri cubi. Qualcuno stamattina parla però del rischio di una nuova corviale dal punto di vista architettonico. Ma è un po' da sorridere chi dice queste cose. Abbiamo fatto in modo che questo progetto arrivi in qualche modo in aula, perché poi voteremo, sapete, prossimamente una delibera che consoliderà questa avventura, diciamo, un progetto che comunque prevede tutti gli standard ambientali di tutela per il territorio. Pensiamo solamente che una cosa che abbiamo in qualche modo, una delle piccole cose, perché ce ne sono tantissime altre molto importanti, è quella che i materiali di scavo verranno riutilizzati per costruire, cioè questa è qualcosa che non succedeva in questa città, non è mai successo in questa città, ma non succedeva in Italia, insomma, veramente le certificazioni che abbiamo ottenuto, gli standard relativi all'efficienza energetica degli edifici, al di là poi della riduzione della cubatura del 50%, l'aumento
del verde all'interno del complesso, ma abbiamo ottenuto tantissimi risultati. Io ieri sono veramente rimasto colpito da quanto questo progetto possa avere in qualche modo ricalcato quella che era la linea politica del Movimento 5 Stelle, l'indirizzo politico che noi avevamo comunque dato in campagna elettorale. Parliamo di tutela dell'ambiente, abbiamo trovato, posso dare una notizia importante in questo senso, tantissime risorse da mettere sulla Roma Lido, più di quelle che pensavamo. Quante si può, c'è una cifra? Guardi, adesso non vorrei sbilanciarmi, però dico dei numeri, voglio dire, è chiaro che poi vanno approfonditi, però stiamo parlando di parecchi soldi, parliamo di oltre 30 milioni di euro, insomma 30 tanti, milioni di euro per la Roma Ostia Lido, diciamo, indicativamente forse qualcosa di più, addirittura, forse qualcosa di più, guardi. Legati poi naturalmente anche ai soldi che vanno spesi dalla Regione Lazio, che erano già in programma, che erano i famosi 180 milioni di euro che la Regione Lazio doveva investire nella Roma Lido, per cui abbiamo anche messo insieme volontà precedenti e investimenti che comunque erano già programmati. Abbiamo fatto un enorme lavoro, veramente, guardi, io sono rimasto stupito, abbiamo abbattuto le torri, non ci sono più, per cui anche questo è un passo importante, la riduzione delle cubature, la riduzione dell'utenza allo stadio a supporto proprio dell'operazione, che comunque è più sostenibile in questo senso, l'allargamento della via del mare, le opere di urbanizzazione ci saranno tutte quelle necessarie, perché ci sono i dati precisi che dicono che quello che serve c'è. Abbiamo veramente fatto, come si dice, uno stadio, come abbiamo detto in precedenza, uno stadio fatto bene. Sarà compatto il Movimento 5 Stelle nel voto in Campidoglio? Nelle settimane, diciamo, che passate si era parlato di una discussione che io considero legittima, non sono tra quelli che si scandalizza, su un progetto, anche sulla, diciamo, sulle novità di questo progetto. Ieri so che il progetto è stato presentato anche ai consiglieri di maggioranza, lei da capogruppo se la sente di garantire che ci sarà un voto compatto nel momento in cui la delibera tornerà nell'aula capitolina? Guardi, io credo che questo sia un movimento che discute, ed era giusto che in precedenza, nelle riunioni preparatorie proprio alla presentazione di questo progetto, dove tutti i consiglieri hanno interagito, come dicevo, è giusto che ognuno manifestasse in qualche modo la sua volontà, l'idea di progetto. Questo è stato fatto, una discussione dove che ha visto tutti i compatti, alcune persone hanno voluto in questo progetto rafforzare alcuni concetti, sono stati sposati, e ieri abbiamo fatto una discussione molto serena dove abbiamo preso tutti atto della bellezza veramente dell'operazione che abbiamo messo in campo, anche grazie comunque al proponente che è stato disponibile a rivedere il progetto, anche perché probabilmente ha trovato un movimento che era molto deciso su questo, parliamo chiaro, su questo noi avevamo detto così o non si fa, per cui non abbiamo traballato, insomma, di fronte ai costruttori romani questa volta, abbiamo detto noi vogliamo un progetto che rispecchi il nostro programma. Questo è stato fatto, io posso dirle che usciamo dalla riunione di ieri tutti compatti, nessuno all'interno della riunione dove ci è stato spiegato il progetto è uscito proponendo cambiamenti o con qualche perplessità. Quando arriverà in aula? Quando arriverà in aula, consigliare, questa delibera? Guardi, noi siamo nei tempi in questo momento. È chiaro che, come avevamo detto, per la metà di giugno il progetto deve arrivare in aula. Per poi proseguire. Per cui stiamo parlando a ridosso del 15 giugno, insomma, dai, adesso giorno più, giorno meno, ma diciamo a metà di giugno il progetto in aula, e poi si rivà alla conferenza dei servizi. Lì si dovrà riaprire sicuramente una conferenza di servizi che sarà più breve, noi ce lo auspichiamo, credo che poi qui è la Regione Lazio che dovrà contribuire e fare la sua parte, una conferenza di servizi sicuramente più breve, perché è chiaro che comunque il progetto non è modificato se non per quelle cose che ho detto, insomma, per cui di fatto tutto il lavoro che c'è stato precedente può essere acquisito e può essere comunque parte integrante del nuovo percorso, per cui una conferenza di servizi breve e spediti verso la realizzazione dello stadio. Adesso i tempi non mi sento di dirli, ma veramente se c'è la volontà, noi l'abbiamo messa tutta e abbiamo dato un enorme contributo, adesso ognuno faccia la sua parte in questo contesto, anche la Regione Lazio, e arriviamo comunque a raggiungere l'obiettivo, che non è un obiettivo di questa amministrazione, veramente in questo caso è l'obiettivo dei romani, diciamo di tutti i romani, anche se comunque non tifano
tutti Roma, insomma, dai. Insomma, in particolare dei romanisti, in particolare di Roma. Sì, questo possiamo dirlo, però è chiaro che comunque, voglio dire, è un'opera che riqualifica un'area, va a risolvere tantissime problematiche, penso al dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza del posto di Vallerano, di tutto il quartiere di Decima, insomma, sono cose importanti. Io ringrazio Paolo Ferrara, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Campidoglio, e a risentirci presto. Buon lavoro! Grazie a voi. Buon lavoro. Radio Roma Capitale. Stop!